siamo qui alla Crisemi Nicozzi. Ringrazio TV7 per la tempestività, ma noi qui abbiamo già asciugato gran parte dell'acqua che avevamo, perché avendo impianti di produzione costosi e che ci garantiscono un salario anche per i nostri dipendenti, non abbiamo rischiato e subito abbiamo rimediato a questa sorgenza d'acqua dei tombini. Il problema qual è? Che le strade, le fognature delle strade non sappiamo se non sono pulite, non sono funzionanti o che problemi ci sono, però non funzionando l'acqua torna qui in azienda, salendo qui nel magazzino, sulla produzione e nell'ufficio. Questo ci reca grandi danni, ormai sono 5-6 anni che succede questo, dopo l'alluvione, e anche la paura che un po' ci preoccupa, perché ogni volta qui che viene a fare un po' d'acqua noi stiamo subito col pensiero che possono danneggiarsi i macchinari e fermare la nostra linea di produzione. Chiedo alle istituzioni per l'ennesima volta un aiuto, un ripristino delle fogne immediato, dato che ci sono aziende che lavorano e lavorano anche per pagare le tasse allo Stato e tutte le spese che si sono. Quindi non vogliamo fermarci, non vogliamo creare ancora queste problematiche, questi danni, vogliamo solo lavorare tranquillamente. Siamo in una zona industriale, quindi di solito le zone industriali dovrebbero garantire tutti questi servizi, e questo problema che noi abbiamo va risolto, perché ogni minima acqua che arriva qui alla zona industriale a Ponte Valentino risorge questo problema, e spero che le istituzioni si mobilitano quanto prima.